Ciao, benvenuto a questo video che ti illustrerà le regole di Diabolik Story. I criminali vincono se riescono ad impossessarsi della catacolpo collana di rubini della Mian Marnia. Perdono se il livello di pericolo raggiunge il massimo. Mescolate le 8 carte luogo e disponetele a caso in fila. Le carte luogo indicano 8 luoghi dello stato di Clerville. A ogni luogo corrisponde un numero da 1 a 8, tenendo conto che la prima carta luogo a sinistra è la 1 e l'ultima a destra è la 8. Spesso verrà richiesto di mettere in gioco degli elementi in un luogo a caso. Significa tirare il dado per individuare la carta luogo corrispondente al numero uscito. Nell'esempio illustrato, Silvertal è il luogo numero 2, Genf il 5 e Clerville il 7. Le carte luogo formano due zone di gioco. La zona rivelata è la parte sovrastante le carte luogo e le carte luogo stesse. Nella parte sovrastante andranno posizionate tutte le carte indagine. Sulle carte luogo vanno posizionate le pedine rivelate, quelle dei poliziotti, quelle di Diabolik ed Eva quando sono in fuga e quelle dei personaggi secondari quando vengono rivelati. La zona dell'ombra è la parte sottostante le carte luogo. Qui andranno posizionate tutte le carte colpo, le pedine di Diabolik ed Eva quando sono nell'ombra e quelle dei personaggi secondari quando sono celati. Posizionate davanti a voi la scheda centrale di polizia e i due segnalini posti di blocco. Posizionate la pedina di Ginko a Clerville e quella di Morrigan e degli agenti di polizia in luoghi a caso. Posizionate in un luogo a caso il rifugio nell'ombra. Usate il lato con orientamento orizzontale e posizionateci sopra le pedine di Diabolik ed Eva. Ogni giocatore sceglie quale personaggio essere tra Diabolik ed Eva e prende la carta personaggio corrispondente. Tenete a portata di mano i mazzi delle carte colpo, indagine, assicuratevi che i mazzi siano ordinati con la numerazione sul dorso progressiva, in modo che la carta in alto sia la numero 1. Togliete dal mazzo delle carte crimine le carte segnalate nella carta introduzione, ovvero maschera di Aldo Carter, acido e pugnale razzo. Entreranno in gioco come normali carte crimine quando attiverete determinate carte colpo. Potete leggerle e consultarle quando volete. Mescolate il mazzo delle carte crimine rimanenti e quello delle carte polizia. Diabolik ed Eva iniziano la partita senza carte crimine in mano. Leggete la carta introduzione e seguitene le istruzioni tenendo conto delle regole per le carte colpo e indagine spiegate di seguito. Diabolik ed Eva devono interagire con le carte colpo per vincere la partita, mentre i detective Ginko e Morrigan interagiranno con quelle indagine per ostacolarli. L'icona bussola indica dove la carta deve essere messa in gioco. Tutte le carte indagine vanno posizionate nella zona rivelata, sopra la carta luogo, quando entrano in gioco. Le carte colpo invece entrano in gioco nella zona nell'ombra, sotto le carte luogo. Lo stesso vale anche per le pedine dei personaggi a seconda che entrino in gioco rivelati o celati. Se più carte indagine o colpo hanno l'indicazione di essere posizionate nello stesso luogo, allora vanno incolonnate. Attenzione! Nuove carte in un luogo a caso non possono essere posizionate in un luogo occupato da altre carte dello stesso tipo, indagine o colpo, e neanche a una posizione di distanza da queste. Se il tiro del dado indicasse un luogo occupato o vicino, queste slittano fino a trovarsi a due posizioni di distanza. Soltanto se anche questi luoghi sono occupati, la carta andrà posizionata a un luogo di distanza. Esempio: la carta colpo 1, villa, va messa in gioco in un luogo celato a caso. Viene tirato il dado e si ottiene 7, che corrisponde a Silvertal. È una carta colpo, quindi va posizionata nell'ombra, ma c'è già il rifugio, quindi la facciamo slittare nel primo posto libero disponibile a due posizioni di distanza. I criminali possono scegliere Genf o Van. I luoghi alle estremità sono considerati vicini. Esempio 2. La carta indagine 1, una collana straordinaria, va messa in gioco in un luogo a caso. Viene tirato il dado ed esce 7, che corrisponde a Silvertal. È una carta indagine, quindi va posizionata nella zona rivelata, che è libera. Anche il rifugio è a Silvertal, ma nella zona dell'ombra. Ci sono diversi tipi di carte, ognuna identificata da un'icona e da un colore differente. Carte luogo indicano posti dove i criminali dovranno recarsi per proseguire nella storia. Carte attivazione.
sono carte che devono essere attivate per andare avanti nella storia. La prima parte di testo indica le condizioni per poter fare l'azione fare un'attivazione. Per esempio, per fare un'attivazione della carta colpo 2, spiare la villa, la condizione è devi essere nel luogo della villa. Quindi la pedina del giocatore che vuole attivare la carta deve trovarsi nello stesso luogo della carta colpo villa. Icona freccia indica cosa succede dopo che si è finalizzata l'attivazione della carta. Tutte le carte colpo indagine, dopo averne eseguito le istruzioni dell'attivazione, vanno scartate. Numeri rossi o blu indicano di mettere in gioco le carte colpo rosse o indagine blu con il numero indicato. Carte attenzione sono carte che hanno delle istruzioni che influiscono sul gioco in modo permanente. Carte storia e personaggi sono carte che si devono leggere e poi scartare. Alcune possono contenere delle istruzioni da eseguire. Quelle con l'icona personaggio riguardano i personaggi secondari della storia. La X indica di scartare le carte in gioco con il nome corrispondente. Più uno pericolo indica di far salire il pericolo di un punto. Il gioco è scandito da round. Ogni round ha due fasi. Fase criminali, fase polizia. In ogni fase i personaggi, Diabolik, Eva, Jinko, Morrigan e gli agenti di polizia, svolgono il loro turno. Fase criminali. Diabolik ed Eva possono scegliere chi gioca per primo. Nel loro turno ogni criminale può eseguire fino a 3 azioni. Quando un criminale ha svolto tutte le proprie azioni, può giocare l'altro criminale. Quando entrambi hanno svolto il proprio turno, la fase dei criminali termina. Finché la polizia non individua Diabolik o Eva, questi si muovono nell'ombra e le loro pedine vengono posizionate nella zona dell'ombra sotto le carte luogo. Nel loro turno, Diabolik ed Eva possono eseguire fino a 3 azioni tra le seguenti. Possono ripetere più volte la stessa azione. Ci si può muovere spostando la pedina in un luogo adiacente a quello dove ci si trova. Ricordate, la prima carta luogo a sinistra è collegata con la prima carta luogo a destra. Esse sono considerate adiacenti e distano una posizione. Se Diabolik o Eva durante il loro turno mentre sono nell'ombra usando l'azione muovere partono, passano o arrivano in un luogo dove sono presenti dei poliziotti, dei posti di blocco o dei personaggi secondari rivelati, attivano un avvistamento e fanno salire il pericolo di un punto. Esempio, Diabolik vorrebbe fare 2 azioni muovere per raggiungere la villa Avan. I luoghi all'estremità sono considerati vicini. Ma dovrebbe passare da Gavry, dove si trova un agente di polizia, quindi attiverebbe un avvistamento e dovrebbe alzare di 1 il pericolo. Sceglie allora di fare 2 azioni muovere per raggiungere Giulio Gunther a Genf. Se Diabolik o Eva sono in fuga nella zona rivelata, allora possono usare l'azione tornare nell'ombra per spostare la loro pedina nella zona nell'ombra. Non è possibile tornare nell'ombra se nel luogo sono presenti poliziotti. Se siete nell'ombra e avete soddisfatto le condizioni indicate su una carta colpo, potete eseguirne l'attivazione. Leggete ed eseguite le indicazioni dell'attivazione sulla carta attivata, poi scartatela se non indicato diversamente. Pescare, scartare o usare una carta crimine attivando negli effetti indicati sono ognuna considerata un'azione. Alcune carte crimine indicano di colpire un poliziotto, in questo caso spostatelo alla centrale di polizia. Torneranno in gioco a Clerville la prossima volta che si attivano. Se Diabolik ed Eva sono nello stesso luogo, possono scambiarsi una o più carte crimine. Si attivano in questo ordine: centrale di polizia, Jinko, Morrigan, agenti di polizia. Per attivare la centrale di polizia, tirate il dado ed eseguite le indicazioni del risultato corrispondente. Quando viene indicato di attivare detective o agenti di polizia, risultati 4, 5, 7 e 8, fate riferimento alle indicazioni che spiego tra poco oppure nella pagina riassuntiva sul retro del regolamento. Se entrambi i criminali sono nell'ombra, Jinko si muove di una posizione verso il luogo con una carta indagine più vicina e indaga. Significa che esplora il luogo raggiunto per cercare Diabolik o Eva. Se la pedina di Diabolik o Eva, o entrambe, si trova in quel luogo, il criminale viene scoperto e spostato nella zona rivelata. Da questo momento è considerato in fuga. Se Jinko all'inizio del proprio turno si trova nel luogo di una carta indagine,
e le condizioni sono soddisfatte, non si muove e la attiva. Se Ginkgo è già nel luogo di una carta indagine e le condizioni della carta indagine non sono soddisfatte, pesca una carta polizia. Se è del tipo richiesto dalle condizioni, viene posizionata vicino alla carta indagine, altrimenti viene giocata, ovvero vengono applicati gli effetti, se possibile, e ne viene pescata un'altra. Se non ci sono carte indagine in gioco, Ginkgo si muove di un luogo verso il criminale più vicino, anche se nell'ombra, e indaga. Morrigan si attiva nello stesso modo di Ginkgo. Se entrambi i criminali sono nell'ombra, gli agenti si spostano di una posizione, agente blu a destra e giallo a sinistra, e indagano. Se nel luogo si trovano i criminali, sono scoperti e passano in fuga. Se almeno un criminale è in fuga, in questo caso sia detective che agenti rincorrono il fuggitivo, muovono fino a due luoghi verso il criminale in fuga più vicino. Se all'inizio del proprio turno i poliziotti sono alla centrale di polizia, perché sono stati colpiti nel turno dei criminali, svolgono il loro turno semplicemente entrando in gioco a Clerville e non svolgono nessuna altra azione. Il risultato 3 del dado della centrale di polizia vi fa mettere in gioco un posto di blocco. Tirate il dado per selezionare il luogo a caso dove mettere in gioco il segnalino posto di blocco e poi posizionatelo a cavallo tra la carta luogo selezionata e una adiacente a scelta. I posti di blocco, se attraversati, attivano un avvistamento. Se Diabolico e Eva sono in fuga e attraversano un posto di blocco, lo sfondano, rimuovendo e rimettendolo nella centrale di polizia. Il livello del pericolo misura la pericolosità del colpo in corso. A seconda delle indagini svolte dalla polizia e se Diabolico ed Eva vengono individuati, il pericolo sale. Se il livello del pericolo raggiunge il massimo, il colpo salta e Diabolico ed Eva perdono la partita. Il livello del pericolo sale di un punto se viene attivata una carta indagine che indica il simbolo più uno pericolo. Ogni volta che viene fatto un avvistamento. Diabolico Eva sono in fuga e un poliziotto nello stesso luogo si attiva. Diabolico Eva iniziano il loro turno in fuga, un punto per ogni criminale in fuga. Il mazzo delle carte crimine o delle carte polizia finisce. Diabolico ed Eva possono interagire con i personaggi secondari, ovvero Giulio Gunther, Aldo Carter, Palmei e Giada, quando le carte colpo in gioco lo indicano. Finché la polizia non scopre i personaggi secondari, con l'attivazione delle carte indagine, li ignora. Ciò significa che anche se indaga in un luogo nel quale c'è un personaggio secondario, non succede nulla. Carte colpo e indagine che riportano la scritta nello stesso luogo di un personaggio secondario sono considerate sempre insieme a tale personaggio, anche se questo si muove. Per esempio, la carta colpo 4, guardia del corpo, è nello stesso luogo di Giulio Gunther. Significa che ovunque si muova la pedina di Giulio Gunther, le guardie del corpo lo seguono. Se un personaggio secondario viene rivelato durante le indagini della polizia, la sua pedina viene spostata nella zona rivelata. Si suppone che la polizia osservi i movimenti dei personaggi secondari rivelati, quindi anche loro attivano gli avvistamenti, proprio come i poliziotti e i posti di blocco.